Non lo devi Se così, spiegare. allora ve lo spiego perché non lo voto. Allora, L'onorevole Gelmini me l'ha già detto, voglio sentire il suo punto mi di dia vista. 3 minuti, le spiego perché non lo voto. Intanto ovviamente ringrazio il Presidente Micheli e il Presidente Sangalli per questo invito, per questa Sospettinato. mattinata, e scusate il ritardo. Allora, nella legge di stabilità, se le cose fossero come la racconta il collega Speranza, tutti quanti saremmo perfettamente d'accordo. Purtroppo le cose sono un tantino diverse da come vengono raccontate, se rimettiamo insieme i tasselli del puzzle. Intanto partiamo dagli aumenti di tasse che ci sono all'interno della legge di stabilità. Questa è una legge nella quale, per esempio, la tassazione sul TFR aumenta di default dall'11 al 17%, e se decidi di metterlo in busta paga ti aumenta minimo al 23%. Roberto Speranza dice che c'è un provvedimento per le partite IVA, ma io segnalo sommessamente che uno dei provvedimenti che ci sono nella legge di stabilità è l'aumento del 300%, cioè dal 5 al 15%, di quello che era il cosiddetto forfettone, cioè la tassazione agevolata per le partite IVA che guadagnano fino a 30.000 euro. C'era una tassazione unica al 5% che con questa legge di stabilità, tanto perché si vogliono aiutare le partite IVA, aumenta al Mi 15%, vuol quindi far del fare proprio la parte del 300%. governo? Mi vuol proprio far fare la parte del Faccio la governo? parte del Durava governo. 5 anni, cosa succedeva? Che aveva il limite di 35 anni, durava 5 anni, quindi il governo potrebbe dire, mi No. deve dare una mano lei, sennò come faccio io da solo Allora, il limite di 35 anni non prevedeva i 5 anni, era o fino a A parte che 35 c'è anche la anni possibilità di e quindi aiutava optionare i giovani, il oppure beneficio era per professionale 5 di anni. continuare a Dopodiché beneficiare. ci stanno aumenti di Perciò si tassazione di usciva, a ogni. 36 anni si usciva dal regime agevolato e sbalzava dal 5 al 22. Certo, però no, allora c'era Chiedo. comunque, no, c'era per i primi 5 anni per tutti. Va bene. E fino a 35 anni anche se si andava oltre 35 anni, cioè Esatto. oltre i 5 anni, cioè se tu avessi Bene. aperto quella impresa e non avessi guadagnato 30.000 euro Esatto. dai 18 ai 35 anni te lo saresti tenuto tutto il tempo. Lo so perché è un provvedimento che E lo abbiamo vieni fatto fatto noi bene. durante il governo Berlusconi. Se tu invece avessi avuto anche più di 35 anni te lo tenevi comunque per 5 anni, partite IVA che guadagnano fino a 30.000 euro, quindi non esattamente le persone più ricche di questa No. società, ok? Ci sono aumenti di tasse, di questo aumento delle polizze vita, l'aumento del rendimento sui fondi della previdenza integrativa, che consentitemi, è un'altra cosa, non esattamente secondaria, perché vedete, quando è entrato in vigore il sistema contributivo, lo Stato italiano ha detto io ti spingo a farti anche una pensione integrativa. Quando oggi tu mi aumenti la tassazione sui rendimenti dei fondi della pensione integrativa, mi stai tagliando la pensione integrativa a persone che già una pensione decente rischiano di non averla mai, alla quale oltretutto intervieni con il TFR, e questo varrebbe per i lavoratori dipendenti, che è un ulteriore taglio di quello che diventerà fondamentalmente un modo per rendere una pensione decente, perché noi rimandiamo il problema delle pensioni di questa generazione, lo rimandiamo, ma lo avremo, perché noi il lusso di avere le pensioni col sistema retributivo, con l'80% delle ultime retribuzioni medie, indipendentemente dai contributi versati e con le leggine fatte televolte ad hoc per i sindacati, come abbiamo visto con il caso Bonanni, per cui Bonanni va in pensione con 8.500 euro di pensione perché c'è una leggina che dice che quando tu vieni distaccato al sindacato hai la possibilità di aumentarti la pensione, un'integrazione della pensione che deriva dal tuo ruolo sindacale legata alla contribuzione che alla retribuzione che prendi negli ultimi mesi con cui hai fatto il dirigente sindacale, per cui guarda caso tutti questi splendidi dirigenti sindacali che ci vengono a spiegare i diritti dei lavoratori, negli ultimi mesi si aumentano lo stipendio a dismisura per poter vedere aumentata la pensione a dismisura secondo regole che sono di un altro sistema, problema che non riguarda minimamente chi invece ha un lavoro autonomo e sta all'interno del sistema contributivo, che secondo me di media non vedrà il 40% delle ultime retribuzioni nella pensione che avrà, e ci sono una serie, diciamo, di aumenti di questo tipo. Dopodiché abbiamo detto 6 miliardi di euro agli enti locali, gli enti locali potrebbero tagliare servizi, aumentare il costo dei servizi, aumentare le tasse. È vero che da qualche parte si può tagliare, Nicola, ma ci vuole tempo. O sei in grado di fare una programmazione sul taglio, o è evidente che corri il rischio, come è accaduto in altre situazioni, perché la TASI ne è una dimostrazione lampante, che se tu devi fare cassa immediatamente perché non hai avuto il tempo di dismettere le società che sono un carrozzone, eccetera, quel rischio lo corri. Non dico del deficit, dico delle clausole di salvaguardia, penso che lo abbiate già Sì. Che detto, IVA dal 22 al 25%, l'IVA che però oggi è il Vice 10 Ministro arriverebbe al ha 13. escluso, ha detto. Ha escluso, oddio, dipende, perché le coperture di questa legge di stabilità, a me non sono chiarissime, eh. Non mi sono chiarissime, quindi se mi si dice no, i soldi noi li troveremo,
Se non li trovassimo, certo, scatterebbe l'IVA al 25,5%, l'aumento delle accise delle benzina, che ne so, il gasolio agricolo arriverebbe addirittura al 26,5%, eccetera, eccetera. Io sinceramente, diciamo, Italia stai serena? No, non tantissimo, non so se... per storia non sto serenissima. Aggiungo un altro elemento che secondo me...